Signor Presidente, buongiorno. Mi presento subito l'ospite di oggi, è il senatore Candido De Angelis, in attesa che ci raggiunga in studio il nostro direttore, che è mancato da qualche giorno e già dalle telefonate di ieri c'era questa suspense, cioè quando torna Ivano. Però approfittiamo dell'assenza di Ivano per aprire No, subito, non approfittare che è approfittare arrivato. come voleva approfittare di entrare in Qui studio. ci eravamo approfittati della tua assenza, però. Però c'è una domanda che poi lascio tutto a Ivano, che è quella che riguarda i rifiuti di Roma. E sappiamo che il senatore De Angelis ha seguito con una commissione speciale parlamentare, quindi Senato e Camera, Bicamerale, sì. tutta quella che è la vicenda dei rifiuti e di quello che è collegato a questo, con tutta la malavita che si collega a questo tipo di problematiche. Ma in particolare Roma, abbiamo letto in questi giorni, senatore, la presa di posizione del commissario nominato dal governo che dice alcune cose, prende alcune posizioni, la proroga di Malagrotta, e il ministro Clini che invece subito dopo dice va tutto da riconsiderare quello che dice lo stesso commissario nominato dal governo. No. Quindi mi sembra che sia emersa una cosa principale, che ha rinnovato Intanto sì, l'ho detto, ha rinnovato intanto rinnovato Malagrotta. la fiducia sottile. Sì, ma mentre rinnova la fiducia gli dice che quello che lui ha deciso va riconsiderato. Ascoltiamo. Ma io su questa cosa noi ci abbiamo lavorato per circa 4 anni, insomma, abbiamo fatto diverse relazioni, l'ultima anche in Campidoglio. E lo dico pure con disappunto, non è con orgoglio, insomma, quello che abbiamo scritto nella relazione della commissione bicamerale d'inchiesta sta avvenendo. Cioè, già c'è una situazione che secondo me non è corretta, cioè, i servizi devono essere affidati agli eletti. Lì Certo. c'era un'operazione sinergica da affrontare fra comune, provincia e regione che doveva risolvere il problema. Si è lasciato, sono anni e anni e anni ormai, la gestione in mano ai commissari prefettizi che poi alla fine diventano anche il bersaglio dei cittadini perché poi a loro spetta il compito di dare delle soluzioni, mentre dovrebbe essere la politica a dover affrontare il problema. La cosa che insomma, voglio dire, sembra abbastanza strana è che si sapeva che Malagrotta sono anni che deve essere chiusa per motivazioni, voglio dire, di carattere salubre. Che stiamo ancora discutendo se a Monte dell'Ortaccio ci sia un problema di natura sanitaria, di falda acquifera, di inquinamenti, è una cosa perlomeno strana. Cioè, lì ci devono essere delle rilevazioni puntuali, corrette, che dovevano dire se era possibile o meno affrontare un discorso del genere. Oggi il commissario dice una cosa, il ministro ne dice un'altra. La politica chiaramente oggi si schiera tutta da parte dei cittadini, i quali sono, voglio dire, coloro che stanno subendo questa non soluzione di un problema che dovrebbe essere primario. È chiaro che voglio dire, lì il problema è di tutta la zona perché si avvicina una discarica provvisoria a Malagrotta in un sito già diciamo appesantito Certo. a livello proprio di salute da altri impianti che hanno in qualche modo peggiorato tutta la situazione sanitaria della zona, lì il problema va risolto alle radici, ce lo siamo detti più volte, non mi sembra che ci sia un'impennata della raccolta differenziata, non mi sembra che ci sia un'impennata del trattamento dei rifiuti nei 4 impianti di trattamento meccanico e biologico che ci sono a Roma, 2 privati e 2 pubblici, si dovrebbe eliminare del tutto il tal quale, in modo che si va a scaricare solamente rifiuto trattato e questo diminuirebbe comunque le problematiche di tipo sanitario, non si fa tutto questo, si continua a ragionare se aprire una discarica da una parte e dall'altra o portare i rifiuti in provincia o addirittura, come fa Napoli, portarli all'estero. È chiaro che qui ci vuole qualcuno che decida, prima di tutto, a favore del bene dei cittadini e poi decida una soluzione che può essere temporanea ma per pochi mesi, ma deve essere in Veramente qualche modo temporaneo. definitiva.
Io ho fatto aprire la trasmissione a Fabrizio Maltrolusato, il quale è stato più presente in questi giorni. Io mi sono preso 3 giorni di riposo e quindi rinnovo gli auguri di buon anno a tutti i telespettatori di questa trasmissione. Ma avevo detto al senatore De Angelis che volevo fare una sorta di retrospettiva invece futuristica, perché sapendo che lui non è andato in nessun eremo per riflettere sul futuro, quindi perlomeno volevo evidenziare quello che è stato il passato. Che io ho molto presente, perché adesso lui non approfitterà di quello che io dirò, ma è una delle poche persone che io rispetto e ammiro per quello che è stato il suo ruolo, non soltanto come imprenditore, ma il quale non ha fatto il politico di professione. Ha lavorato, e quindi è persona che io stimo ed ammiro. Spero che non si guasti nel futuro, ma non credo. Ormai non hai l'età, non sei la Cinquetti. Però vedi, Candido, io ti voglio parlare di questa storia di Monte dell'Ortaggio, di tutto quello che si dice. Ma io sto ripetendo però da anni che noi non abbiamo, dico noi, non dico il popolo, non abbiamo la cultura della raccolta differenziata, proprio perché proprio non sono preparati proprio i romani, i laziali. Forse se c'è stato un po' di successo è stato più nella provincia che a Roma, perché le discariche le vediamo quelle a cielo aperto, non le vediamo tutte le parti, e quello con chi te la vuoi prendere? Contravvenzioni, blocchi, tutto quanto. Ma noi in tutte le strade troviamo i mucchi di detriti, di tutto un po', perché ognuno si sente padrone della città. E quindi questo, io mi auguro che questa raccolta differenziata decolli, ma io deve, ma dobbiamo educare, la popolazione, guarda, la dobbiamo far non capire. È l'evacuazione, questo è un discorso. Io già dissi qualche mese fa proprio qui che l'Italia è divisa in due, e questo non è possibile, anche nei rifiuti, cioè l'Italia, il centro-nord. Sì, ma io adesso ti arrivo. Ma noi non è che siamo. Io adesso ti arrivo a questa cosa. Ci metti dentro questa cosa anche il fatto che sarà aumentato il 20%? Sì, sarà aumentato il 20%, ma arrivo alle discariche io, perché ogni tanto io lo ricordo Giorgio Ruffolo, no? Il quale disse stop alle discariche, però non si creano poi stabilimenti di smaltimento, e questo è uno dei problemi principali. Non vedo opere per creare queste strutture. Ho detto Roma, che parla Roma, ma Roma per anni ha avuto due strutture mai utilizzate, utilizzate a mezzo servizio, e quindi invece servono quello per lo smaltimento, e questo è un altro fatto importante, perché intanto si è provato in qualsiasi paese, che io ho letto e riletto i giornali, ho cercato opinioni, nessuno vuole i rifiuti. Allora, nessuno vuole, per esempio, i rifiuti di Roma. Sì, ma a Piazza Venezia non si può fare la discarica. In qualche sito bisognerà pur trovarlo, visto che bisognerà trovare un'altra buca, un'altra cava, ma qua ci sono i comitati che la fanno alla grande. Oggi io, per esempio, ho letto che sembra ci siano infiltrazioni
di carattere mafioso o camorristico su questi siti. Questo, a Roma? Anche sì, nella Lazio, forse, nella provincia, nella provincia, almeno, nella provincia, perché sai, possiamo parlare, che ti posso dire? Sì, potremmo parlare anche di Albano, no? Albano a Roma, Albano è. Albano, insomma, è lo stesso proprietario di Malagrotta, insomma, non mi sembra che da questo punto di vista il problema oggi dei rifiuti a Roma siano infiltrazioni della criminalità organizzata. Il problema dei rifiuti a Roma è diverso. Il problema dei rifiuti a Roma parte da, non da oggi, ma parte da 20 anni. Io ho già detto, destra, sinistra, centro, tutti sono responsabili della situazione di oggi, perché nessuno è mai intervenuto per risolvere un problema. Il primo presidente della regione, non faccio i nomi perché non mi va nemmeno di fare polemiche politiche, che audimmo in commissione bicamerale d'inchiesta, quando io a domanda specifica quello che era stato fatto rispetto a un problema che già si andava evidenziando in maniera emergenziale, cioè già era scoppiato tutto il problema di Napoli, ma anche a Roma c'era un problema, perché Malagrotta già 3-4 anni fa aveva problemi di capienza e doveva essere chiusa, ma non solo la capienza, aveva problemi sanitari. La domanda specifica, cosa avete fatto in questi 2 anni, 3 anni rispetto ai rifiuti? La risposta fu: abbiamo rimodulato le discariche. Sai, rimodulato è un termine pure carino, bello. Io dissi, scusa, ma che vuol dire rimodulato? Cioè, l'abbiamo ampliate. Cioè, voglio dire, se questo era la politica... Hanno allargato la casa. Hanno allargato praticamente la discarica. Ma noi oggi dimentichiamo che rispetto a 20 anni fa, 30 anni fa, quando la cava era la soluzione, pure meno costosa, perché non dimentichiamolo, certo, che Roma ha risparmiato centinaia e centinaia di milioni di euro, perché il conferimento in discarica costava la metà rispetto a tutte quelle discariche d'Italia. Il problema serio è che nessuno ha mai affrontato o ha fatto capire ai cittadini, partendo dalle scuole, l'assoluta esigenza di puntare sulla raccolta differenziata. Non l'ha fatto, non c'è stato mai un discorso forte in questo nell'ultimo decennio. Adesso si sta iniziando a ragionare in maniera forte, perché è l'unica scelta. Il problema della discarica affiancata alla termovalorizzazione, adesso si può essere favorevoli o contrari, ma in Europa è un discorso che va avanti da 20 anni. Cioè a Vienna c'è l'inceneritore al centro della città, ma anche c'è a Parigi, c'è a Hannover, c'è a Amsterdam, cioè in tutta Europa è un discorso che ha funzionato. Non vogliamo farlo, allora dobbiamo fare una raccolta spinta dal punto di vista della differenziata. Ma io neanche, però posso dire che nei commenti di questi giorni della politica io leggo critica a quello che fa il commissario prefettizio, invidia al ministro a non fare discariche, non fare, però non trovo una soluzione. Cioè, voglio dire, il problema differenziata, arrivare a quel 60% che oggi l'Europa ci impone. Perché se noi continuiamo a ragionare in termini di scarica, andiamo incontro a sanzioni di soldi, sanzioni comunitarie che sono pesantissime. Cioè quella, la strada della differenziata, la strada di non scaricare più in discarica, non è una strada che oggi ci impone la politica, ma ci impone l'Europa. Perché oggi, se non abbandoniamo la politica delle discariche, andremo incontro a sanzioni comunitarie oltre che al benessere dei cittadini. Ecco perché ormai la strada è assolutamente obbligata, non c'è, la politica su questo deve essere decisa. A sto punto io, ma veramente voglio dire, lo dico a chi, perché la provincia non ha mai indicata, la provincia aveva come obbligo quello di indicare il sito per la discarica e non l'ha fatto. La regione doveva fare quello che ha fatto il comune, aveva altri incarichi, lì sono colpe comunque sinergiche, colpe di sinergia. Ma a questo punto conviene, al limite, se non c'è la possibilità di mandare in provincia o a Roma, mandiamoli all'estero. Ma in quel periodo, però, voglio dire, interveniamo in maniera massiccia sul problema differenziato, facciamo funzionare i TMB che ci sono a Roma, facciamoli funzionare,
potenziamoli a livello di trattabilità del rifiuto, perché altrimenti noi staremo sempre qui a polemizzare se va bene quella discarica o non va bene quella discarica. Però qui nasce sempre il problema che dicevi tu prima, perché lo deve fare il commissario e non la politica? Ma questo è una lacuna che la voglio dire non ha fatto. Non ha colore politico, sono la linea dei strappi di schermi. Non c'è dubbio. Allora, la prima telefonata prendiamo? Sì, poi ho la seconda domanda. Pronto? L'acqua. Pronto? Sì. Prego. Allora, io vorrei sapere qual è il partito in Italia del no, perché tutto non si può fare. Tutto ciò che dovrebbe essere fatto per legge, per senso civico, è tutto no. Da chi viene questo partito? Perché sono anni che sento dire che la politica, ma la grotta deve essere chiusa. Allora, è interesse del proprietario del luogo che c'ha interessi politici con qualcuno, oppure c'è pure una politica, un partito enorme del no. Non si può fare niente, non si possono fare le modifiche, non si possono togliere i parlamentari, non si può diminuire la spesa che c'è intorno alla politica, perché non sono solo i parlamentari da dimezzare, ma ci sono tutti i loro privilegi. Possibile che noi in Italia non possiamo fare niente? Ma siamo così imbecilli? Io non lo so, vi ringrazio. Grazie a lei. La ringrazio, signora. Volevo rispondere alla signora, se mi consentite, dando un dato. Allora, le regioni dove ci sono più termovalorizzatori in Italia sono l'Emilia-Romagna, e ricordo che i rifiuti, voglio dire, non è una materia nazionale, è una materia regionale, voglio dire. Per cui l'Emilia-Romagna, la Lombardia, il Veneto, cioè regioni di la Toscana, regioni di colore diverso. Perché non è un problema, signora, non è un problema il partito del no e il partito del sì. I cittadini ormai, più andiamo avanti, specialmente nelle politiche dei servizi, perché i servizi vuol dire lo stile di vita dei cittadini, si va sempre verso di più chi risolve i problemi che verso l'ideologia, perché poi alla fine c'è un'ideologia che impera su tutto, e quella della risoluzione dei problemi. Io penso che i cittadini su quello, voglio dire, siano più portati che rispetto a ideologie o a interessi di bandiera. Grazie. La seconda telefonata, perché poi vorrei passare, agganciandomi a quanto detto da Candido De Angelis, e dalla signora sul partito del no. Esiste un partito del no, è il partito di opposizione, che dice no a prescindere. Io ricordo, scusa Candido, dato che ho visto che dondolavi la testa, io mi ricordo quanti no ha avuto il Porto di Anzio, da dove è iniziato, e c'era un partito del no, perché sì, era il partito del no, che poi però invece di fare l'Anzio hanno fatto il Fiumicino, appunto, e è finito così. Ecco, appunto, sì. Dico, quindi questo partito, come dice la signora, il partito del no c'è, perché io ho anche le dichiarazioni di Pino Cangemi, assessore regionale, nel quale dice questo problema dei rifiuti come il problema dell'acqua, che è un altro grandissimo, grandissimo problema, ma visto che hanno governato per 5 anni sia la... no, dopo io lo butto, scusate, abbia no, non lo può buttare, quindi. No, non me l'ero pensato di averlo, ecco, aspetta, ma voi ci avete la mania di telefonare, chiedo perdono. Vabbè, no, sei perdonato, casa tua. Però giustamente Pino Cangemi che cosa dice? Ma questo problema dei rifiuti esisteva già 5 anni fa,
quando non abbiamo governato noi. Così Zingaretti sul problema dell'acqua, che dice non è stato fatto, ma per 5 anni non ha governato il centrodestra. Adesso ci sono le sanzioni europee, come ricordava il senatore De Angelis, sia sui rifiuti che sull'acqua. A un certo punto, quindi, ecco signora la responsabilità politica, che chi ha governato ha dimostrato tutta la propria incapacità a governare, a mettere dei punti fissi, ce l'ha dovuto obbligare l'Europa, come ci ha obbligato per i rifiuti, adesso ci sta obbligando sull'acqua. E sono problemi gravissimi, perché tutto quello che comporta l'acqua inquinata o rifiuti inquinanti, diciamo la gestione dell'acqua, quello, tutte le gestioni, tutto le questo, gestioni dei servizi pubblici. Cosa qua? Però c'è un partito del no, c'è un partito del no, esiste il partito del no, e io senza distinguere sinistra o destra dico che è il partito che sta all'opposizione, però quando si ha una maggioranza solida si impone senza dittatura, ma si ha una maggioranza, ma dato che poi quelle maggioranze sono composte da bande, e lo sto dichiarando io, non voi, è composto da bande, non si riesce neanche a imporre con maggioranze consolidate. Prendiamo l'altra telefonata. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Senatore De Angelis. Buonasera. In questo momento sento i problemi dei partiti, hanno altri problemi. Perché sono iniziate le grandi manovre, cioè le grandi ammucchiate. Ora, senatore, non sono più i semplici cittadini, come dice Sevi, che per un piatto di lenticchie davano il voto a quello o a quell'altro. Adesso ci sono alcuni parlamentari che così annaspano, quindi saltano da un partito a un altro per cercare un posto come senatore o deputato, e questo non è certamente bello, non è un buon esempio. Questa mattina poi ho sentito il discorso dell'attuale Presidente del Consiglio. Beh, ha parlato di tutto, dalla sanità, però il problema che state affrontando voi oggi, che stiamo affrontando, nemmeno l'ombra, assolutamente, per carità, anzi, è stato affrontato un discorso sulla sanità, un discorso che Sergio ha fatto tantissime volte, fino alla nausea, cioè perché una siringa in un posto costa 100 cioè un euro in un altro posto costa 40, l'ho detto questa mattina a molti, però se avessero sentito quello che Sally è una vita che lo dice. Allora io dico, senatore, in questo momento la classe politica italiana non sta dando un buon esempio, e sarebbe ora che quei politici seri se li appropriassero di tutte delle varie decisioni che da cui prendere, e giustamente ha detto fregando, lasciando le varie sette e le varie lobby. Quindi i politici seri in questo momento hanno la possibilità di dimostrare la loro forza. Quindi io auguro che questa volta vengano eletti tutte le persone serie, serie che non fanno magari il salto del carro. Grazie. Grazie. Grazie a lei. Persone serie che forse molto spesso abbandonano la politica perché non hanno fatto del loro lavoro il politicante, ha fatto l'amministratore, perché bisogna fare questi grossi distingui. Chi è politico di professione è di professione, e chi invece ha continuato a lavorare o continua a lavorare anche nelle proprie aziende. E poi io già l'ho detto a proposito di qualche magistrato, che secondo me non può essere super partner,
se fa il magistrato, poi fa il deputato, poi non viene più eletto, ritorna a fare il magistrato e considerarlo poi super partem. Però lei ha toccato un argomento importante. Il discorso, io sono in attesa di leggere la sentenza del TAR, perché è quella che io la voglio leggere, perché quando qualcuno ha cercato, e guarda, non voglio dare neanche tutto il merito all'assessore Cetica o alla Polverini, perché già qualcuno prima aveva tentato di farla La senza centrale acquisti, sì. riuscire alla centrale acquisti. Adesso la centrale acquisti è stata bocciata dal TAR, dove si verificava quello che ha citato il cittadino, cioè che non era una differenza fra una regione e l'altra, era fra l'ASL, dico ASL Certo. senza L'una o riferimento, l'altra ASL, certo. tra un'ASL e l'altra. Ti ricordi il fatto del prodotto per la Chemio, Come che si comprava in America quando era prodotto da Tor Vergata? no? Certo. E non, mai nessuno mi ha spiegato perché poi veniva acquistato quel prodotto negli Stati Uniti e non si acquistava da Tor Vergata. Io lo chiesi a Tor Vergata, ma scusate perché, ma se non ce lo chiedono, noi mica glielo possiamo imporre. Però è stato proprio l'assessore Cetica il quale ha cercato di fare una centrale acquisti. E sai come si è risolto? Dopo battaglia ci è riuscito a crearla con gente che non partecipava alle aste, alle Al gare, pool, certo. non partecipava alle gare, avevano fatto cartello, Cartello, certo. hanno fatto cartello. Si è combattuto adesso che si era riuscito a non essere diversi tra l'ASLA e la Roma B, adesso il TAR ha detto che non è legittimo. Io voglio leggere le motivazioni di questa sentenza, perché qualcuno me lo dovrà spiegare, ma lo dovrà spiegare soprattutto ai cittadini. Prendiamo Posso? un'altra telefonata, Prego. sì, poi ti do la parola a te. Io volevo parlare di Anzio e dei 5 anni, perché sai che c'è? Mi è Guarda, venuto a me. prima mentre quella signora Io ho detto che parlava. non ti faccio battute. No, prima la signora parlava, mi è venuta in mente una cosa, perché poi alla fine io ho avuto una grande palestra politica, secondo me, importantissima, che dovrebbero Ah, avere la basta, il maggior mercato. parte anche, Ah, la no, è maggior, capito, ma no, io la ho paletta. fatto anche i mercati, No, perché per quello tanti mi anni, interessa sapere, per capito? tanti anni, la maggior parte dei politici, voglio dire, pure dei onorevoli, dei senatori, io ho fatto amministratore locale per tanti anni. Stamattina, mentre quella signora parlava, mi ha chiamato un genitore che io conoscevo quando facevo il sindaco, e ha un figlio. Lo dico senza, perché oggi si usano i termini più eleganti, però un figlio handicappato. Diversamente No, ma abile, sempre voglio dire, l'importante non è i eh? È termini, ma quello, certo, come la ci si. sostanza, Ecco la sostanza delle cose. purtroppo. Siccome io ho sempre detto che uno dei miei. L'orgoglio dei miei 10 anni da sindaco era il modo in cui insomma, mi avvicinai a un mondo che non conoscevo, ho conosciuto da sindaco, era quello del dolore, della sofferenza, del sociale. E noi creammo, veramente abbiamo fatto dei servizi sociali di Anzio, e nella provincia di Roma ci sono dati ad esempio. E questo genitore mi ha detto, te lo ricordi, mio figlio così, 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 ha preso la laurea breve, si è laureato. E ti volevo chiamare perché lui ci ha tenuto molto, che ti chiamassi perché hai aiutato lui, hai aiutato tanti ragazzi. È una cosa che mi ha anche un po' commosso perché ho 3 figli. Il mondo del sociale io l'ho conosciuto da sindaco, prima obiettivamente non lo conoscevo, per cui è un mondo che ogni volta che in qualche modo lo trattavo, lo Io ti sentivo nel vedo. cuore. E la telefonata di questo genitore ha dato il senso di tanti anni di amministratore locale. È Ecco. valso più quella E io ti telefonata ho invitato per che questo oggi. Io il voto, la campagna elettorale. Ecco, la telefonata di quel genitore è valso anni di voglio conoscere amministratore. quel De Angelis che conoscevo E poi volevo 10 anni fa. No, rispondere. Vabbè, quello ma c'è dopo mi stato. No, telefonare, volevo dire un'altra faccio cosa a quella il tuo. signora. Ti darò gli atti parlamentari perché poi alla fine. Voglio dire, noi facciamo
un lavoro, poi alla fine veniamo messi nel calderone del tutto, tutto brutto, tutti ladri, tutti approfittatori. Sono 4 anni, dal 2009, la prima finanziaria del governo Berlusconi, che una pattuglia di parlamentari del centrodestra al Senato fa degli emendamenti riguardanti la sanità, dove noi proponiamo che sulla spesa storica dell'anno prima una diminuzione del 5% annuo. E questo emendamento è stato sempre bocciato da qualsiasi governo e addirittura dalla conferenza Stato-Regioni, non l'hanno mai accettata questa diminuzione, no del 20, del 30, del 5% ogni anno, perché negli ultimi 8 anni la spesa sanitaria in Italia è aumentata del 50%. Sì, e questo. E a base di questi nostri emendamenti ponevamo proprio l'esempio della siringa. Certo. Ho l'esempio di quanto costa un letto in un ospedale in Sicilia o in Lombardia o in Veneto o nel Lazio. Ponevamo questi esempi, noi facciamo due tipi di. Quanto costa il San Giovanni e quanto costa San Però Camillo? noi non è che dicevamo alla sanità, e lo dico dal 2009, l'abbiamo fatto fino all'ultima. E allora c'ho ragione io, ti ho Sempre. detto che c'ho No, però io ragione. voglio dire, qualcuno, poi ti manderò gli atti parlamentari perché almeno potrei dire non mi ha detto una bugia. Noi stiamo proponendo di tagliare la spesa sanitaria del 5% Sì, ma rispetto alla spesa vedi Candido, storica, vedi. e sono dal 2009 che proponiamo al governo Berlusconi, abbiamo fatto al governo anche Monti, poi Monti ha preso l'agenda, non mi ricordo Gena Monti, no, quell'economista che ah, voleva tagliare i sì. costi degli aiuti, degli incentivi alle aziende, Sì. perché noi spendiamo circa 30 miliardi l'anno di incentivi alle aziende, dall'azienda. E noi stiamo facendo sempre questa piccola pattuglia di parlamentari del centrodestra, ha sempre fatto questi due emendamenti, sono stati sempre bocciati. Però tu Però invece no. ti darò gli atti parlamentari No, perché è no, giusto no, che poi, voglio dire, ragioniamo sulle carte e non sulle parole in televisione. senatore, no, io guarda, posso anche non essere d'accordo sul taglio del 5% generalizzato. Io credo che le spese che tu stai dicendo al mondo della sanità si possa fare anche il taglio del 20 o del Sì, ma 30%, siccome nel 20 e nel 30% poi diventa mirato, quello che però non succede. soltanto sui farmaci, non No, soltanto sui farmaci, ma tutti i stavamo vari primariati parlando. Allora, a no, vita. allora mi spiego meglio. Stavamo No. parlando delle spese per beni e consumi intermedi. E Ecco, allora bravo. parliamo delle siringhe, Ecco, parliamo di bravo. questo. Allora adesso l'hai Io ho spiegata. detto la sanità Adesso l'hai per spiegata. La capire. contraddizione dove Il sta? 5% per le Magari. spese, i beni e Sì, consumi sì, intermedi, sì. che è questo, Se che la sono. uno conferma che la guerra è fra bande. Che alla fine quelli che magari Sì. hanno bocciato quel provvedimento Sì. sono quelli che hanno sollecitato il piano di rientro del Certo, Lazio. No? sì, ma no, no, ma sai, il discorso è questo, che in questa maggioranza, questo gruppo di ben pensanti del centrodestra, sono andati in minoranza con un governo di centrodestra. Sì. Quindi che cosa significa quello che dico io? Che purtroppo si formano le lobby e le bande. Hai capito? Lobby e bande. No, perché non si accettano certi provvedimenti all'inizio, No. perché poi alla fine si pensa di dover No. comunque risolvere il problema e alla fine si arriva all'esaurimento risorse quando poi alla fine alla sanità succede quello che sta Staremo a succedendo vedere. adesso. Pronto? Pronto? Buonasera. Oh, finalmente, vabbè, d'accordo, è pure interessante quando fate il dibattito. Innanzitutto auguri a tutti per il nuovo. Buonasera, auguri a lei. Anche a lei. Vorrei sapere dal senatore se una previsione di quelli che saranno le prossime elezioni, di quanti del FLI verranno rieletti fra i senatori e fra i deputati. Io sono disposto a fare una scommessa Sì. che deve andare bene per voi del FLI, che massimo proprio il 40% potrà essere rieletto, ma sarebbe già una vittoria. Perché quello che è successo dopo che avete abbandonato il Popolo della Libertà è un sogno, è un'utopia poter riavere gli stessi deputati, gli stessi Ah, il senatori. Voi problema è che metterete noi. anche noi Va del Popolo della Libertà le stesse persone, sarà difficile. bene. Però voi io penso che
diventerebbe proprio una cosa assurda poter arrivare a conquistare un qualcosa di concreto. Bene, d'accordo. Guardi, vorrei sentire se effettivamente c'è qualche speranza. Sì, posso rispondere? Scusa, Candy. Prendo l'altra telefonata e poi rispondi a tutte e due. Rispondi tu, io cioè, avrei la risposta, però ma devi dare te perché è una domanda diretta. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, dunque io mi sono agganciata per, in quanto lei diceva che sin dalle scuole bisognerebbe insegnare ai bambini a stare a raccolta differenziata. Esatto, signora. Io adesso le racconto l'episodio, sono romana, tre figlie femmine, andavano a scuola alla Francesco Cristi negli anni 70, questa scuola cascava a pezzi, non c'era più il cinema, la palestra, eccetera, eccetera, e non c'erano mai soldi. Una signora, io e altre quattro signore, facevamo parte del consiglio dei genitori, eletti da parecchie persone. Questa signora aveva il papà che aveva una cosa di carta da macero. Questa scuola aveva un bel cortile e un bel giardinetto. Abbiamo organizzato che portava degli enormi cassoni metallici, una volta al mese veniva il camion e raccoglieva la carta e ce la pagava. Noi per tre anni abbiamo ricomprato il proiettore, abbiamo aggiustato la palestra, dopo due anni abbiamo fatto riaggiustare il giardinetto dell'Argo Oriani con i proventi. Le dirò, i bambini erano fissati, si sentivano molto presi sul serio, non c'era più un pezzetto di carta in tutto Monteverde Vecchio perché raccoglievano tutto per portarlo lì a scuola. Dopo tre anni non si capisce, nessuno l'ha mai capito, le lezioni erano vari anni che ci rivotavano a me e queste altre quattro signore che avevamo fatto mira di Dio per la scuola. All'improvviso è venuto fuori un signore pugliese che parlava una lingua semi incomprensibile, che ci ha radunato a tutte noi mamme, ha parlato per un'ora senza riuscire a far capire che cosa diceva. L'unica cosa che ogni tanto faceva è lo scandalo di queste cassoni che stanno alla scuola, lo scandalo di queste cassoni della scuola. Morale, la raccolta differenziata non sarebbe fatta più ed è finito tutto quanto così, in una bolla di sapone. Noi per tre anni con i proventi della carta straccia stavamo rimettendo piano piano a posto la scuola. E si vede che non conveniva. Da dove è uscito questo tizio? E signora, non glielo possiamo dire noi obiettivamente. Certo, ma quello non è pugliese, però. Signora, è l'appello che io sto lanciando da una vita. Io ho detto, ricordo, credo che il senatore Angelis l'abbia conosciuto, quando Aurelio Misiti, presidente della CEA, era senatore o deputato? Deputato. Abbiamo fatto sull'invenzione di questa trasmissione il gioco dell'acqua e della luce per il risparmio energetico e il risparmio dell'acqua, per far giocare i bambini, e questa, che io ce l'ho ancora, una copia mi è rimasta, era semplicemente il gioco dell'oca, dove c'erano le penalizzazioni e i premi, ma li demmo, cioè, fu sponsorizzata questa nostra idea dalla CEA, la demmo a tutte le scuole elementari, perché i bambini potessero giocare all'oca, e c'era come spegnere la luce del bagno, spegnere la luce in cucina, chiudere bene il rubinetto dell'acqua. Ero giovane, forse Tiziana, che è una veterana, mi può dire che anno era, non so se era l'84 o l'85. Misiti era quelli. I tempi erano quelli là. Signora, se tante persone avessero preso insegnamento da quello che ha fatto lei, forse oggi parleremo di altre cose. Sicuramente di altre cose. La terza telefonata e poi le risposte del senatore De Angelis. Pronto? Buonasera. Buonasera, certo. Io vorrei sapere una cosa. Qui si parla tanto di
di consumi, di quanto costa una siringa nel Veneto e Lombardia un posto letto, quanto i politici prendono alla Regione Lazio di tante indennità, eccetera. Perché non c'è la tracciabilità dei conti e dei versamenti che vengono fatti? E perché i politici, che sono tante chiacchiere, sia di centrodestra che di centrosinistra, non chiedono la tracciabilità, non fanno una con 7,30 o un qualche cosa che rendono conto ai cittadini, come i cittadini rendono conto allo Stato di ogni lira che spendono, così pure anche i politici devono rendere conto allo Stato delle indennità e dei vari soldi che percepiscono e dello spreco. Bene, perché fare politico è un obbligo morale, rendere conto ai cittadini di quello importante. Che si fa. Sì, è importante. Però sì, ma io credo questo, però mi deve togliere una curiosità che dimostra tutta la mia ignoranza. Ma la dichiarazione dei redditi, i deputati la fanno. No, io sto dicendo che la Regione Lazio. Non lasci perdere, signora. Sì, ho capito. Mi servono troppi soldi. Signora, ho capito. Signora, si è venuto fuori. Rispetto dei soldi. Signora, signora, voglio intervenire proprio su quello che dice lei. È successo quello che è successo. Quello che c'è, perché questo è un dibattito tra me e i colleghi della redazione, su un'altra cosa. Perché non è stato fatto un regolamento come dovevano essere usati i soldi? Esatto, un regolamento, certo. Però, capito? Certo, d'accordo. Perché qua si parla tanto di penale e di responsabilità morale, sono due cose diverse. Perché quando sono stati dati i soldi, anche i milioni, le centinaia di milioni a organi di informazione, esistono anche quelli, si è detto che non possono fare campagna elettorale, come quell'altro non è detto che non poteva andarci a giocallotto, se veniva detto che cosa dovevano farci i finanziamenti che percepivano, non c'è reato penale, capito? Che si faccia tanto polverone, perché di fiorito è piena l'Italia, è piena l'Italia, hai capito? È piena, non è uno o lui o il rappresentante di Rifondazione, mi perdonerà, ma è un blocco mentale, Maruccio. Maruccio non sono soltanto quei due, ha capito? Fino a che non spiegavano, ma lo devono regolamentare, con questo ci puoi fare, con questo non lo puoi fare, neanche pagarti le crociere, hai capito? Perché le domande interessanti che fa la politica io le faccio ai sindacati, perché i sindacati non debbono rendere conto degli introiti che hanno. Perché? Chi lo ha stabilito? Senatore, a te va, io già mi sono cavolato abbastanza. No, io... 86, ecco il gioco dell'acqua e della luce, che lo può far vedere, cioè dovevi giocare pure dei denti tuoi, ero bambino. Eccolo qua, guardalo, no, apralo tutto, guarda, così trovi il gioco. Sì, ma infatti purtroppo, voglio dire, poi si sono, voglio complimentarmi con la signora, perché è stata, mi sembra che il precisa. 75, voglio dire, erano anni che sulla differenziata già erano antesignani, voglio dire, per cui complimenti, purtroppo non si sono proseguiti i tempi virtuosi. Su quell'altra proposta della signora siamo perfettamente d'accordo, come giustamente quello che dicevi tu. No, volevo rispondere a quell'amico che parlava dell'abbandono da parte di noi, diciamo, del FLI rispetto al centrodestra. Noi non abbiamo abbandonato niente, siamo stati cacciati. Io questa cosa sono dispiaciuto, perché io sono nato nel centrodestra, cresco nel centrodestra, rimarrò nel centrodestra per quello che mi riguarda a livello mentale, insomma, voglio dire, benché si stiano affievolendo determinate situazioni, però noi siamo stati cacciati perché nel corso di una
di una, non so di quale assemblea del PDL, Fini sollevò alcune problematiche, gliele ricordo all'amico che forse l'ha dimenticato, parlavano di democrazia all'interno del partito, parlavano di legalità, perché erano state fatte le nomine dei coordinatori regionali e c'erano stati nominati coordinatori regionali con grosse pendenze di natura, diciamo, giudiziaria, ricordo, ma lasciamo stare i nomi, però insomma c'erano state delle situazioni abbastanza pesanti, e Fini sollevò determinati problemi di questo tipo, che a me sembra che siano problemi che si stanno ripetendo adesso, perché si staccano altri settori del PDL, si fanno altri partiti, ma si fanno sempre parlando di legalità, parlando di determinate nomine che dovrebbero essere o meno riconfermate, parlando di democrazia all'interno del partito. Io ricordo la frase di Fini che disse: il partito non è una caserma, che però sento ripetere, ho sentito ripetere e sento ripetere tuttora all'interno del PDL. Poi quanti del FLI saranno rieletti o quanti del PDL saranno rieletti, questa non è una vittoria né di Fini né di Berlusconi, io penso che sia una sconfitta dell'intero centrodestra, che a fronte di una maggioranza bulgara dove veramente si poteva rifondare lo Stato, si poteva fare tantissime cose, non siamo riusciti, e parlo al plurale, perché probabilmente non è che noi siamo i bravi, i belli e i buoni e il PDL o tutti i cattivi, gli errori avrà fatti anche Fini, quelli che hanno seguito Fini, ma Fini non ha, e no, io non ho abbandonato il PDL, ma siamo stati cacciati dal PDL, questo vorrei che fosse una cosa che, voglio dire, ognuno può dire quello che vuole, ma la lettera fatta da un comitato centrale del PD, chiamiamolo così perché fu proprio da comitato centrale del PDL, e firmata anche da tanti amici dell'ex AN, dove dicevano che Fini non era più, mi sembra, consono a quelle che erano le politiche del PDL, non è che Fini se l'è fatta. E posso citare anche una testimonianza diretta, se il signore, quell'amico, gli può essere utile o può essere interessante. Il mercoledì, il giovedì ci fu il comitato centrale con l'espulsione di Fini, il mercoledì ho sentito il Presidente della Camera e mi disse: sa, domani c'è un problema, perché qualcuno effettivamente ha fatto le dichiarazioni pesanti nei confronti di un sottosegretario e ha sbagliato, però per quanto riguarda altre dichiarazioni che erano quelle dell'onorevole Bocchino, ha fatto dichiarazioni di critica rispetto a delle scelte all'interno del partito, in una normale dialettica che ci dovrebbe essere all'interno del partito, per cui vediamo un attimo di fare fronte rispetto a questa cosa, non abbandonarlo, non lasciarlo solo. Ma Fini mai pensava che il tema della riunione fosse non Bocchino o qualcun altro, ma la sua, quella di Fini, la cacciata di Fini, non lo pensava assolutamente. E questo posso dare una mia testimonianza diretta, avendo sentito Gianfranco Fini un giorno prima del comitato centrale, per cui noi non abbiamo abbandonato nulla. Poi quelli che saranno eletti o non rieletti, a me dispiace una cosa, guarda, glielo dico, perché pensavo che stavolta la politica avesse la faccia di non ripresentarsi un'altra volta alle elezioni senza aver modificato la legge elettorale. Probabilmente la mia abitudine di metterci la faccia, perché ho fatto l'amministratore locale, ho fatto il sindaco, per cui so che vuol dire il confronto con gli elettori. Io pensavo la politica non avesse veramente la faccia tosta di andare un'altra volta alle elezioni senza aver modificato questo scandalo che è la legge elettorale. Ecco, mi dispiace solo questo, che non è stata modificata la legge, e come al solito ci saranno i politburo dei vari schieramenti politici che prepareranno le liste. Bene, io ringrazio della lezione fattaci spero che la tua non sia una politica, la mia, la mia accorata, perché a me, voglio dire, votare contro il governo Berlusconi è stata una cosa che cosa semplice, certo, ma io non sento di aver abbandonato il PDL, sento di essere stato cacciato dal PDL. D'accordo, in ogni modo sarebbe troppo facile per me rispondere al senatore Angelis, però
Ci siamo sentiti un paio d'ore prima della trasmissione e gli ho detto voglio parlare con te e far sapere alla gente quello che tu hai fatto, cioè un resoconto dei 4-5 anni, 5 anni di parlamentare, cioè di senatore, e forse anche dei 10 anni che tu hai fatto il sindaco. Per me sarebbe troppo facile rispondere alle sue affermazioni, perché il primo che non dovrebbe avere la faccia di presentarsi alle elezioni sarebbe proprio del signor presunto tale Fini. Vabbè, dovremmo fare l'elenco però. No, no, facciamo l'elenco. Io però, dato che tu hai fatto soltanto un elenco, non ho fatto nomi. No, no, l'ha fatto del nome Berlusconi e di Fini, del PDL, di Bocchino, quindi sarebbe troppo facile, però Candido De Angelis, come ho detto all'inizio di questa trasmissione, è persona da me stimata mai poco, guardate, lo stimo a prescindere da tutti perché non ha fatto della politica il suo mestiere, ma ha lavorato. Io sono andato a trovarlo anche prima che nascesse il sole la mattina, stava già lavorando, poi però andava anche a fare il senatore. Quindi non gli rispondo, perché la democrazia si concede a chi è democratico. Queste sono le battute, proprio quelle più cattive. Non mi ritengo la risposta. No, sarebbe troppo facile, perché vorrei conoscere, ma d'altra parte è un uomo in vendita. Quindi è buono per tutte. Un giorno alla trasmissione radiofonica su Radio Una, ho detto: ma lei è molto amico di Fini? Sì. Certo, io a Fini l'hai pagata. Io sono molto amico. L'hai pagata quell'amicizia? Posso rispondere? No, hai capito. Io ho risposto questo. Io sono amico di Fini, ma, sì. ma onestamente mi sento. Sì. A livello personale, di non dovere nulla, ma tanti all'interno del mio ex partito avrebbero dovuto essere molto, ma molto più amici di me, De Fini. Ma indubbiamente, questo forse sicuramente, veramente chi apriva le porte, grazie a lui è diventato. Insomma, c'è sta gente che faceva l'autista e è diventato presidente o ministro. Non accetto la polemica con te. Su questo, qua, non accetto gente la polemica. Che faceva l'autista si è diventato ministro. Apposta ti sto dicendo, no? E quindi è questo le bande, queste erano le bande da me indicate. Pronto, non rispondo alle provocazioni di De Angelis. Pronto Ioano? Sì. Un salutone, un abbraccio e di nuovo buon anno. Grazie a Fabrizio, chiaramente a te. Candido, ti devo chiamare futuro sindaco di Anzio oppure magari, senatore? Magari, in questo caso. Magari. Poi, è un agente provocatore. Una cosa, solidarietà per quello che ti è accaduto purtroppo. Tu sai che cosa mi riferisco, e altra cosa, la vicenda politica. La politica purtroppo si è perso il territorio. Se la persona non sta nel territorio, io ho visto le primarie, ma sono barzellette, c'è proprio da ridere. Ma se già hanno sistemato, chi devono sistemare? Devono andare pure a votare per fare che cosa? Quando tu sai benissimo che alla regione già hanno designato chi ci deve andare. E ci stanno persone candidate sulle primarie che hanno preso più voti dei primi candidati, ma quelli hanno fatto tappo e quella non è entrata. Tu la sai benissimo, la storia, senza che metto le sigle, quello che è avvenuto a Latina, diciamo, no? Le primarie di Latina. Quindi in questo caso come si fa a fare le primarie? Per me è partire tutti da una riga, chi si vuol mettere
in direttura d'arrivo. Beh, questo sia avvenuto però. E chi arriva prima? Credo che questo sia avvenuto. Per i parlamentari è un po' meno. Non è democrazia. È inutile che io faccio le primarie dove già hanno designato chi deve entrare e chi deve. E che certo, chiaramente, chi entra. Non uscirà mai fuori quello che è, ecco lì che entrerà il voto di protesta, perché giustamente l'hai detto che non facendo la legge elettorale mi metti in difficoltà, a me mi metti in difficoltà, perché se io non posso esprimere il mio candidato, no, se è un amico, vive in territorio, si fa parlare dalla mattina alla sera, sta vicino a tutti i servizi sociali, la sanità, apre le porte, ma non c'ha un'appartenenza che viene sostenuta perché magari è un rompiscatole, allora viene accantonato, perché dopo potrebbe giocare, no, al gioco dell'oca come Tadegano, ma scoprire certi attarini nascosti. Ecco, rifiuti. Tu lo sai benissimo, Aprilia, del dramma che stiamo vivendo, no? Sul fatto dei rifiuti. Sì. Adesso ha voglia che il signore dice no, non ha parlato dei rifiuti. Ne hanno parlato dei rifiuti, perché Borgo Montello viene rifatta un'altra volta e viene portata una discarica a non finire. Tu sai benissimo, Borgo Montello, di che cosa soffre. E in questo caso c'è la Rita, ecco, perché non far funzionare, come hai detto te giustamente, Candido, ma tu lo vivi al territorio, ecco perché tu sei sempre presente nel territorio, tu vivi coi cittadini, persone che stanno altolocate non sanno neanche che sono i cittadini. Capisci che voglio dire? E questo è il problema, allora, per cui la legge elettorale nuova non si farà mai, o si farà, ma insomma... E trasmettere l'attore bisogna trasmettere, sarebbe una differenza. Comunque, Candido, in bocca a te, e a un tuo forse cugino che si candida per Nettuno. Ciao, grazie. Grazie, un abbraccio. Io penso che farebbe bene a continuare a fare quello che ha fatto fino adesso, questo anch'io. Forse faccio il partigiano, il voto mio non prenderà mai, questo tu lo sai, a prescindere. Ma perché voti da un'altra parte? No, ma pure se votavo là non votavo, guarda. quindi non c'è problema, lui lo sa perfettamente, però io credo Dire, se stavi al ballottaggio se non ti votava, non ci credo. No, al ballottaggio bisognava vedere chi era l'altro ballottaggio, chi era l'altro ballottone. Dico, quindi in ogni modo io credo che non solo facendo un complimento, perché ogni tanto glielo devo fare un complimento, che è mancato il polso di De Angelis ad Anzio, l'ha dato tutto, ha dato tutto occupandosi a Palazzo Madama, ma io voglio augurarmi che non abbia dato tutto, debba ancora dare qualcosa. Forse l'ha dimenticato la battaglia condotta da lui e da tanti altri amici suoi, perché no, tutti per il porto di Anzio, poi qualche interesse particolare di qualcuno ha creato le condizioni a prescindere. Questo glielo devi fare, che succede sui due porti del Lazio? Prendo, adesso poi ce lo faremo dire. Certo. Prendo altre due telefonate. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, dottor Selli, innanzitutto buon anno. Anche a lei, signora. Signora. Anche al dottor Massolo Sarri e al senatore. Grazie, signora, tanti auguri. Senta, dottor Selli, capita proprio a proposito, vede il senatore De Angelis. Si ricorda, giorni fa l'ho chiesto, dico, mi dica lei a chi si deve votare, perché lei dice sempre, non sapete votare. Sì. Oggi capita a proposito il senatore. Gli ho detto che Fini appunto era una delle persone che io stimavo di più, ma con quello che ha fatto ha perso ogni dignità, si è messo veramente alla berlina del popolo italiano, perché quello che ha fatto è una cosa talmente indecente, senatore De Angelis, e lei lo difende tanto. Che ha fatto, ma, signora? Signora, dica, però, che ha fatto, io signora? La prego, sì. No, anche no, io... Ma...
anch'io sono stato pesante nei suoi confronti. Dottor Sali, ma mi scusi, no, io dico soltanto una cosa, una persona che ha quell'incarico, che asserisce davanti alle telecamere che se le cose fossero andate come appunto voi sono andate, lui si sarebbe dimesso da quell'incarico. Appunto. Dottor Sali, io non sto dicendo mica niente di strano, Quello che lui ha detto che non ha fatto, e questa è una cosa vergognosa, una persona che rappresenta il popolo italiano, che fa un'affermazione del genere e poi se la rimangia e non lo fa, per me è una persona inaffidabile, per me è una faccia di brutto. Mi fanno lasci lì, scusi, vabbè, sennò, come si fa a avere fiducia di certa gente? Appunto. Io soltanto questo, mica sto dicendo niente. Signora, però, come ripeto, sempre... Guardi, io ho invitato anche nei prossimi giorni anche Roberto Morassut, che considero un giovane valido e capace. Quindi non faccio distinzione, però confermo sempre che le persone per bene sono in tutti i partiti. Vediamo che la prossima volta chi merita la fiducia che gli darò, appunto, se la signora, per sempre. Appunto, signora, andiamo a mene cene, ecco, la mia battuta di pasta e patate. Certo, senta, mi fa dire una cosa. Prego. Sì, stavo parlando sulla trasmissione con i suoi... diciamo giornalisti, e si parlava tanto della sanità e non sono riuscita a prendere la linea. Allora, in un paese come quello appunto nostro, dove purtroppo stanno eliminando posti per i malati, stanno mettendo ticket a destra e manca, anche per i parkinsoniani hanno messo ticket vergognosi, alcune medicine non vengono passate, poi uno deve sentire che al Senato, da quello che hanno detto i giornali, hanno aumentato altri 20 medici, per cui adesso hanno 60 medici addirittura. Signora, guardi, l'ho sentita al telegiornale anch'io, ma non ne so assolutamente nulla. Allora, cioè, 20 medici. Sentite allora i giornali, scusi. Questa sono tutte fragili. Ma io non so. Mi scusi, senatore, allora smentiti. Io so che nella l'infermeria del Senato di solito c'è un medico e un infermiere o due infermieri, punto. Scusi, allora abbiate pazienza. Devo dire la verità, ogni tanto sono andato anch'io perché ho la pressione alta. E allora ogni tanto vado a farmi l'impegnativa per i recepini. Ma se è così, però, come ripeto, allora la novità che stamattina c'era scritto appunto che non ne so assolutamente nulla. 2 milioni di euro all'anno solamente per i medici. Ieri hanno aumentato di 20 unità specialisti cardiologici, eccetera, eccetera. Come si fa per un Parlamento mettere tutti questi medici quando invece c'è la povera signora, gente che se ne viene a pagare il medico? Questa è la vergogna. Allora, guardi, io lo posso fare? No, il senatore Angelis ha facoltà di chiedere la veridicità di questa notizia. A me non risulta. E domani la fatta alla comune domani me la dice e io domani confermerò. Appunto, perché anche a me mi sembra una cosa eccessiva. E lo smentisce perché come tu ieri è stata fatta la notizia. Signora, persona più autorevole di Angelis non c'è. Domani mi farà sapere, io domani puntualmente lo dirò. Sarò contenta se verrà smentita la notizia. D'accordo. Però attualmente non è stata smentita. Va bene, adesso vergogna. Signora, vi ringrazio. Abbiamo un senatore qua, ce lo chiederanno. Altrimenti credo che ancora possa chiedere una spiegazione, non mi sembra che ci siano, perché anche là quella è un ospedale. Più che il Senato è un ospedale, 20 medici, cioè voglio dire un ospedale, tutti fragili, quanti vostri non ho detto malati, malatici, ho detto fragili. Vabbè, perché no, se servono 20 medici, pronto, doppio senso la cosa, stando in provincia di Bolzano. Pronto? Sì, pronto, buonasera, tanti auguri a tutti. Anche a lei, signora. Grazie. Scusate se io vado fuori tema, vorrei soltanto sapere se avete qualche novità riguardo a questo benedetto buono casa 2010 che ieri abbiamo cercato Guidi, non siamo riusciti a trovarlo. Signora, doveva venire qua Guidi, sì, ma credo che io, guardi, non l'ho potuto fare stamattina, non ho avuto un attimo di tempo, però chiamerò
o Bianchini o Latunari, per sapere, perché per ripeto, poter dare qualcuno una dice di averlo ricevuto domani, e signora, domani no. Signora, domani lo dirò, è grazie, un compito che mi faccio mille. Carico io. Arrivederla signora. Un'altra telefonata. Pronto? 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 Buonasera. Buonasera, buon anno a tutti quanti. Anche a lei. Anche a lei. Speriamo soprattutto agli italiani, perché siamo purtroppo ridotti in questa disgrazia e sicuramente non ne usciremo fuori. Qui ecco, purtroppo speriamo, le cose... speriamo di sì. Sta bene. Speriamo di sì. Io purtroppo non la vedo bene, non la vedo manco bene. Manco io, guardi. Ecco, lo so, lo so. Lo so, dottor Selli, perché lei probabilmente, come tutti gli italiani, ha sentore di questa disgrazia che si sta avvicinando sempre di più. Qui non si riuscirà a governare un tubo, non si riuscirà a governare niente. Purtroppo questi partiti hanno fallito, tutti hanno fallito, e nonostante questo si viene a raccontare che ci sono delle persone ottime, brave, ma queste persone che sono la maggioranza dei politici che stavano seduti alla Camera, al Senato e tutti gli altri posti, possibile che non hanno fatto niente, non sono insorti come il povero dottor Fini, come il povero altri Vendola e altra gente sono insorti e hanno lamentato tutte queste ruberie? Perché non sono insorti? Perché non hanno fatto niente? Perché anche adesso il senatore De Angelis non sa? Perché non sa che ci sono 20 anestesisti, sono stati adesso... Perché secondo me, secondo me non è una cosa vera, o è una notizia data in maniera sbagliata. Io posso esprimere la mia opinione o lei pensa di avere il Vangelo? Ecco, là, secondo me, secondo me è una notizia sbagliata. No, le spieghi un po' bene. Ha capito che è una politica sbagliata. È una notizia sbagliata. No, no, no. Cosa? Incorcete, voi siete stati nominati. La prego... La prego di tornare un attimo indietro. Mi porti... Attaccato. Non ho attaccato io. Io volevo spiegare perché ha parlato di 20 anestesisti. Ma è possibile che detto al Senato ci siano 20 medici? No, 20 anestesisti ha precisato. Io giustamente, come ha detto quell'amico prima, non saremmo nessuno poi riconfermato, ma non è che stiamo sotto anestesia perché stiamo per morire, insomma. Non lo so, voglio sperare che non sia così. In ogni modo, ma non credo è possibile, che il senatore De Angelis si tratterà 12 secondi in più in questa trasmissione e potrà chiedere notizia a un segretario del Senato o al dirigente ufficio del questore, lo dice, allora, ecco, lo farà subito, lo diremo. Pronto? Dispiace che attaccano. Sì, buonasera. Buonasera. Senta, io a differenza dei signori di prima, vorrei fare i complimenti al senatore De Angelis. Meno male. Non essendo della sua parte. Bene. Perché noi non ci conosciamo, signora. No, perché Fini è l'unico che ha avuto il coraggio di tenere testa a un barzellettiere come Berlusconi. Fini lo stimo, anche se non gli do mai il voto e mai glielo darò, questa è una cosa a parte, però una persona come Fini che ha avuto il coraggio di dire in faccia a Berlusconi quello che pensava, cosa che non fanno gli altri, che gli vanno dietro come cagnolini, e per questo ammiro Fini, il senatore De Angelis, e gli auguro di prendere tantissimi voti alle prossime elezioni. Grazie, arrivederci. Grazie a lei, ne prendiamo un'altra mentre vanno a leggere il comunicato che ci hanno appena portato. Pronto? Pronto? Prego, buongiorno. Buongiorno, Selli. Eccolo, tanti auguri da Santa Maria delle Mole. Grazie, sto leggendo una cosa, aspetti che è importante. Ah sì, dimmi. È importante perché mi arriva da una collega che in Campidoglio sta seguendo una conferenza stampa. Allora, Auri Gemma ha detto che sono stati stanziati 5 milioni di euro per le tessere degli over 70. Che abbiano un certo reddito, però. Solo tessere sociali. Ha un basso reddito. Familiare sempre. Va bene, quindi
alle centinaia di persone che ci telefonano per sapere la tessera gratuita. Ieri non stavo mai di telefonare questa cosa. Quindi. Ecco, e allora sembra che il sindaco abbia detto, l'assessore Urigem, 5 milioni di euro per le tessere. Io non voglio, poi avremo anche Urigem qua in trasmissione. Io più che 5 milioni non vorrei che qualcuno rimanesse, fosse l'ultimo della coda, perché bastava stanziare i 50 o i 49 o i 48 per tutti gli over 70 che avessero il diritto per il reddito. Ma comunque ecco, il limite sarà il reddito familiare, l'ISE, ecco, familiare. Ecco, in tutti i modi, questa comunque, è una vita specifica che ci arriva adesso, però avremo ancora la signora. Mi auguro che qualcuno non rimanga fuori, come quando... Magari sarà più compreso. Vedremo, però, chi non ha reddito, certo, a Berlusconi che ha superato i 70 anni, fini, no? Selli pure che sono a me, no, io ci posso andare sull'autobus, sai perché? Perché non ho la possibilità di salire il gradino, ancora non hanno messo le pedane per terra, beccare questo. Abbiamo la signora in linea, pronto? Pronto? Pronto, Selli? Eccolo. Posso fare i complimenti a De Angelis, visto che ha nominati diversamente abili, forse per la prima volta si sente in televisione, perché con tutte queste campagne elettorali si sente. No, signora, io ne parlo spesso, guardi. E se c'è stata qualche novità, perché 270 euro di pensione non bastano più, Selli. Lo so, c'ha ragione. Sono 31 anni che stiamo così. Ecco il problema, signore. Ecco i problemi, caro. Senatore. Ecco i problemi che la politica non riesce a risolvere. Pronto? Pronto? Che noi politici che stiamo lì e assistiamo alle riunioni. Non riusciamo a dare una risposta poi. Però buonasera, signora. E buon anno a tutti. Anche buon anno a lei, signora. Senatore, buonasera e tanti auguri a tutti. Buonasera, voi, signora, e tanti auguri a lei e a tutta la famiglia. Io volevo dare dei suggerimenti. E ci dia, va. Sulla spazzatura. Per esempio, mia cognata abita a Foligno, e ogni sacchetto c'è un numero di codice. Se tu lo metti nella normale, quel codice riferisce a mia cognata e paga la contravenzione. Perché non lo mettete anche qui a Roma? Signora, guardi che i sistemi sono tanti, c'è solo una questione di volontà politica. Certo. I sistemi sono già ormai... Ma io la raccolgo pure per terra, la spazzatura. Signora, i sistemi sono ormai conosciuti, tecnologicamente avanzati e possibili da realizzare. E insegnare i bambini a scuola. Brava, signora. Io lo dico sempre a Selli, io posso fare anche il volontariato e insegnare i bambini a scuola. Certo, è troppo, signora. Perciò, volete, io mi rengo disponibile. Lo sto predicando. Grazie, signora. Buonasera, buonasera, arrivederla. Una bella scuola per i grandi, per gli adulti. Pronto? Pronto? C'è qualcuno in linea? Sì? Buonasera. Senta, no, io volevo replicare alla signora che ha telefonato prima, che sicuramente su Fini, ovviamente è una signora di sinistra, perché oggi solo le persone di sinistra, insomma, mi piace Fini perché ha litigato con Berlusconi, per cui no, io volevo dire solo una cosa per Fini. Lui ha sbagliato a non ammettere subito la verità e a non dimettersi. Oggi Fini era ancora Fini. Guarda, parlo una persona che gli ha dato il voto per tanti anni e mi taglierei la mano destra che gliel'ha dato, No, se la tenga la mano. È stato sicuramente ben voluto da tutti, invece non lo può più vedere nessuno. Fini, se adesso non si mette con Monti, non è più niente. No, ma già ha fatto, signora, non si preoccupi, già l'ha fatto. Già si è collocato. Si è collocato, perché altrimenti con partite no che c'ha lui non sarebbe neanche andato in Parlamento, ovviamente. Certo. Io vi ringrazio tutti, Grazie a lei, signora. Io faccio sempre battute che danno partito a Candido, ma siamo amici, mi sopporta, capito? Da mo che già l'ha fatto. Lui a prescindere.
L'altra telefonata, pronto? Pronto? Ciao. Buonasera a tutti. Ciao, auguri. Senatore, bentornato fra noi. Grazie. Fa sempre piacere vedere la sua fisionomia. Grazie. E la ringrazio per quello che fa. Certo, pure razziale. E il mio saluto particolare a te, Carivano. Che lo sa quanto bene le voglio. Io pure. E il caro Mastro Rosato, gli ho detto ieri pure, c'ha la bellezza di... la sua gentilezza che ti commuove nel poter spiegare Canterbescovile, sì. Io vi dico solo una cosa, se tante volte mi sentite un po' ripetitivo, sarà pure il male, le punture che faccio, cercate da capirmi, tu sei un collega come me, Ivano, ormai lo sai. Comunque buon anno a te e a tutta la famiglia, a tutti quanti. Altrettanto a te, ciao Giordano, grazie, auguri. Altra telefonata, pronto? 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 Sì. Buonasera, signora. Sì, buonasera a tutti, scusatemi buonasera. La voce. Anche a lei. Dunque, volevo dirle, ha preso un po' di dottor Rosselli, dire anche al senatore De Angelis, che non tutti quelli che avevano e che hanno parere contrario al megaporto di Anzio sono persone che hanno degli interessi nascosti o Poi ci sono idee diverse di come si deve sviluppare una città. E quello è un discorso di democrazia. Per me personalmente. E quello è un discorso di democrazia. Volevo dire solo questo. No, Sally vuole dire un'altra cosa, poi lo spiego perché. Ci possono essere idee diverse. Assolutamente corrette e legittime. Per esempio che la mia sia migliore. Allora, posso spiegare? Tutto qui. La signora vuole dire una cosa giusta. Perché signora, può rimanere in linea, guardi. No, se rimane un attimo in linea, signora. Pronto? Ci sono in linea. No, Sally vuole dire una cosa. Poi su un progetto si può essere d'accordo o meno, è una questione di democratica, è una questione di opinioni, ognuno può avere delle sue opinioni legittimamente più o meno valide, poi la gente che decide, no? Poi l'elettorato, il consenso che decidono su un'opera, su una situazione, su un sindaco, su un presidente del consiglio, su tutto. Sally voleva dire il partito del no, perché quando facemmo il discorso del porto con la giunta Marrazzo-Montino, il progetto del porto di Anzio aveva avuto le autorizzazioni di tutte le varie autorità preposte a decidere ciò, cioè Ministero dell'Ambiente, Ministero dei Lavori Pubblici, le Capitanie di Porto, tutti, Provincia di Roma... era praticamente e proveniva da un progetto regionale, mentre il porto di Fiumicino già si sapeva all'inizio, io lo dico, poi alla fine voglio dire gli atti, mi sembra che tutto sommato e mi dispiace, aveva dei problemi già sul sito perché aveva delle, diciamo, delle irregolarità dal punto di vista idrologico, aveva dal punto di vista idrologico. Oggi allora sul nostro la regione non si espresse perché non dette neanche parere, non si espresse, non dette pareri. Su quello di Fiumicino lo accelerarono dal punto di vista procedurale. Oggi voglio dire la situazione quando le cose non vengono fatte, diciamo, corrette dal punto di vista amministrativo, che il progetto lo di Anzio, che può piacere o piacere di meno, è andato in gara e secondo me il prossimo anno inizieranno i lavori. Quello di Fiumicino si è ridotto, diciamo, sta in una situazione abbastanza difficile, ma lo dico con dispiacere perché secondo me ci dovrebbe essere un impulso per quello che riguarda la portualità nel Lazio, sia dal punto croceristico, dal punto del diporto, dal punto del peschereccio, dal punto del commerciale, cioè, voglio dire, anche su questo c'è molto da ridire oggi. Vabbè, ma è chiaro che lì sono voglio dire, ci sono dei pareri, uno può essere d'accordo, l'altro non è d'accordo, però voglio dire, questo appartiene al senso del consenso e della democrazia. Hai menzionata una serie di cose sbagliate. Ma sai, anche in questo, entriamo in un, se il conduttore me lo consente, in una situazione di scelte. Se la politica non fa una politica ambientale certa, dove dice ai cittadini io ti risolvo il problema,
perché bisogna fare la differenziata, ti spiego perché bisogna farla, non vado più nella discarica perché faccio funzionare gli impianti di trattamento meccanico biologico e dopo 5 anni ho risolto il problema alla gente, poi la gente decide più o meno se era meglio fare il termovalorizzatore o se era meglio fare un'altra cosa. Però la politica ha risolto un problema. Allora, per quello che riguarda il porto di Anzio, dopo 30 anni, 40 anni che c'era la famosa guerra tra bande, tra chi faceva il porto, il privato amico mio o il privato amico tuo, io ho preso un progetto che era stato approvato dalla regione, ho fatto la società del comune di Anzio, ho iniziato un iter, dopo 12 anni, 13 anni, quest'iter è giunto in porto, è giunta alla fine, è partita la gara d'appalto. La gara d'appalto adesso ci vorranno 9 mesi, poi si sceglierà un'azienda, tra l'altro nella fase preliminare. Lei sa che la gara d'appalto è partita. Però una soluzione alternativa, quando io ho chiesto la No, scusa, ha detto, signora, prego. Si può essere d'accordo o meno? Mi dica. È partita in una situazione assurda. Lei sa quello che è successo all'ultimo consiglio comunale? No, non vado in consiglio. Tutta questa questione del porto è una questione veramente imbrogliata, ma da tutte le parti. Va bene, signora, assolutamente. Guardi, io ho detto che ormai. E lei lo sa. No. Ma c'è una gara che è in corso, non voglio dire. Il problema è che bisogna accettare il responso. Qua c'è una cosa che comanda. La Costituzione non può essere una cosa che funziona solo se dà ragione a quello che voglio io. La Costituzione dice che questa è una Repubblica fondata sul popolo, che decide, che vota, che va alle urne. Non può essere che se il popolo vota in una certa maniera intelligente e se il popolo vota in una certa maniera si sbaglia. Il popolo vota e quando vota ha ragione sempre, sempre, sempre. Vabbè. Ma lei scherza, vero? No, io dico non sto scherzando. Sono le contestazioni da 15 anni che fate, adesso l'ho anche riconosciuta, perché all'inizio sì. La vecchiaia un po' però l'ho riconosciuta alla fine. Lei, professoressa, sono 15 anni che dice le stesse cose. Ma se alla fine la città... Certo. Io ho chiesto 5 anni fa di fare anche un referendum sul porto, ma fate un referendum. Fate un referendum. Solo quando non sa fare la differenziata, torto. Quando, scusi? Quando? La maggioranza dei cittadini, dico. Su quello io le do perfettamente ragione. Ma se il porto non va bene a voi come progetto, io ritengo che nella città una parte minimale non voglia il porto. Io se fossi nella mia città contrario a un'opera importante, determinante come il porto, io farei anche un referendum, lo indirrei, mi farei parte attiva. Cercherei in qualche modo di contrastarlo. Ma noi vogliamo quel porto. E va bene, ho capito, ma se lei è contraria. Obbrobriosa. Va bene, ma è un suo parere, professoressa, ma perché non combatte? Non combatte coi metodi democratici quelle situazioni. Ma può farlo attraverso un referendum, ma fatelo. Se resto minoranza mi rassegno. E va bene. Mi rassegno adesso. Ma qualcuno bisogna che decida. La democrazia, professoressa. No, ma guardi, parlare con la professoressa è sempre un piacere. Senti, ma io ci parlo spesso molto volentieri. È sempre un professoressa, piacere. Io ormai avevo dimenticato le discussioni con la professoressa. La saluto con cordialità, però. Arrivederci la professoressa. L'altra telefonata. Buon anno. Auguri, professoressa, auguri. Pronto? Pronto? Dottor Selli? Eccolo. Buonasera e buon anno a tutta la redazione. Anche a lei, signora. Gentilmente, se lei ci fa sapere quello che succede col Senato, perché il telegiornale di ieri ha detto che è stato bandito un concorso per medici anestesisti. Signora, adesso cerchiamo di capire. Il numero preciso non me lo ricordo, ma comunque signora, guarda, è stato detto ieri sul telefono. De Angelis si sta attivando. Cerchiamo. Va bene, niente, volevo solo parlare di quello che ha detto la signora poc'anzi. La ringrazio. Grazie a lei.
a lei, speriamo, cioè un conto aver bandito un concorso per un medico, ma non 20 o 20 anestesisti, sono altri discorsi. In tutti i modi, De Angelis sta attivando un affaretto là, non so che. Abbiamo lasciato ai telespettatori lo spazio giusto che, visto sì, che prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì. Prendiamo la telefonata. Pronto? C'è? Buonasera. Buonasera. Sono di nuovo, ti ho chiamato prima. Senta, ho saputo, avete detto che sono stati stanziati dei soldi per sì, le 5 milioni. Oh, senta, però una persona mi ha detto che la casa di proprietà dove si abita, la prima casa, non fa reddito. Invece a me il CAF mi ha detto che fa reddito. Vedremo. Signora, cercheremo di capire il meccanismo qual è. Perché noi abbiamo pubblicato quello vecchio, con sì, questa disponibilità nuova, vediamo. Adesso vediamo, guardi, vi sarò più preciso, perché questa è una telefonata che mi ha fatto la collega e sta seguendo il Campidoglio questa conferenza stampa. Adesso parlerò con Aurigemma, però quello che mi sembra ovvio è che la casa, anche la prima casa, fa parte del reddito, credo. Non so, a parte se è abitata, non dovrebbe. Il problema è capire, prima è stata completamente tolta, adesso dobbiamo capire, con queste disponibilità finanziarie messe dall'amministrazione comunale, quale sarà le regole che mette l'ADAC. Sì, quindi tra qualche ora io no, no, l'ADAC non mette nessuna regola, perché sì, questi sono soldi che mette il comune, sì, come, che paga l'ADAC. Però poi dopo non è che la dà a tutti i 70, chi supera i 70 anni, a chi c'ha un certo tipo di reddito, a chi c'ha un certo tipo di allora di la domanda della signora, se la prima casa Lo vedremo in questa ha un reddito, però questo non è tanto che riguarda il comune, ma dobbiamo quali picchetti saranno messi, perché non è un reddito se uno si è fatta una casa, chiariremo questo passaggio. Non lo è neanche per l'IMU, però poi c'è certo. Pronto? Pronto? Ci sta? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, Tortelli, auguri a tutti quanti. Anche a lei. Le notizie per il Senato, sì, ci sono 30 cardiologi a cascata con tutti i medici, quindi si forma una clinica. Ma dove sta scritto, però? Guardate, io vi prego, fatemi vivere. No, guarda, cioè 30 cardiologi, non è che poi il Senato può avere 30 cardiologi, se poi a San Giovanni ce n'ha due magari. Guardi, io per divulgare una notizia me ne devo assumere le responsabilità. Certo, quindi, c'è ragione. Sto cercando di capire, appena ho capito, cercherò di comunicarla a tutti. Ci abbiamo gli ultimi due minuti, però non ce lo segnala. Faccio concludere, Candido. Che... No, io gli stavo sta storia. Ormai c'è questo problema dei medici, da 30 anestesisti ai cardiologi. No, ma prima erano 30 anestesisti, ma sono 30 cardiologi. Non mi sembra che... Ma probabilmente hanno anticipato la riforma costituzionale. Nella riforma costituzionale c'era la monocamera, per cui il Senato si trasforma in clinica. Non credo che sia interpretata male, va interpretata, cercheremo di capirla. Io invece, datemi il tempo, un minuto. Io faccio un augurio particolare a Candido De Angelis. Di vederlo ancora impegnato in politica, comunque. Di vederlo impegnato in politica, se lui ritiene che sia giusto quello che fa. Qualsiasi decisione lui prenda, sono sicuro che è la migliore
che poteva prendere. Ma sai, Ivano, ti rispondo velocemente: il confronto con i cittadini, poi alla fine, è perché bello. Il cuore, no, è bellissimo. Secondi che sta andando alla fila. No, vabbè, il cuore poi mi dice che alla fine il confronto con i cittadini, metterci la faccia, spiegare le motivazioni di quello che si fa, è quello, è la cosa principale in politica. Per cui penso che alla fine il cuore. Importanza. Allora, grazie. Candido De Angelis è candidato vediamo di a giugno, a giugno, sarà così. Arrivederci, grazie, arrivederci grazie. Con l'assessore al bilancio, assessore Cetica. Hey, in questo mondo di ladri c'è ancora